Buongiorno a voi, qui Dottor Besca e anche oggi siamo qui per altre piccole pillole legate alla nutrizione, alla dieta e alle patologie. Nello specifico oggi affronteremo un argomento in maniera molto tranquilla, easy, quasi scialla, che riguarda fondamentalmente uno dei patogeni di questi ultimi anni che ha suscitato più scalpore, ma anche per quanto riguarda più la patologia che esso correla, e a sua volta i fattori di rischio. Sto parlando del SARS-CoV-2, meglio conosciuto come Covid-19, che poi è la patologia che esso porta. Ma tornando a noi, quando si parla di SARS-CoV-2, vedete bene che il SARS-CoV-2 potrebbe essere stilizzato come se fosse una sferetta con tanti piccoli puntini, no? E ogni puntino fondamentalmente sta ad indicare un recettore. I recettori cosa sono? I recettori sono letteralmente, possiamo dire, dei piccoli ganci che fanno sì, come potete vedere qui, nella molecola stessa, in questo caso nella particella virale, perché appunto è il virus del SARS-CoV-2. Se non sapete bene cosa sono i virus, sono dei parassiti endocellulari obbligati, che non sono delle proprie proteine, sono aggregati, potremmo dire, con un capside esterno di protezione, con uno scudo, al cui interno possiamo trovare, per esempio, RNA o DNA. Alcuni di questi, come piccola digressione, come per esempio il virus, per esempio, dell'HIV, possiede RNA, ma riesce a fare transcrittasi inversa, quindi dall'RNA riproduce DNA. Un po' va contro il dogma della biologia molecolare. Ma non è questo che noi vogliamo andare a trattare oggi così com'è. Andiamo a trattare come avviene questa patogenesi del SARS-CoV-2 e la patologia che esso stessa poi porta come Covid-19, andando a vedere quello che succede effettivamente proprio a livello cellulare, molecolare e nell'organismo umano. Sappiamo bene quindi che il SARS-CoV-2 in questo caso ha questi recettori. Sapete a quali tipi appunto di questi recettori si possono legare a loro volta con un legame molto molto stabile? Bene sia, questi recettori hanno un substrato ideale per quanto riguarda il recettore dell'angiotensina 2. Il recettore dell'angiotensina 2 è un recettore comunissimo presente all'interno del nostro organismo che sta praticamente presente per attaccare l'angiotensinogeno 2, un ormone prodotto naturalmente dal nostro corpo, che è quell'ormone che letteralmente fa sì di aumentare appunto la pressione sanguigna, fa sì di aumentare la ritenzione idrica, insomma fondamentalmente è un ormone che regola per quanto riguarda appunto il liquido presente nell'organismo, sia angiotensinogeno 2 che la vasopressina, ormone antidiuretico. Ma angiotensinogeno 2 è anche quell'ormone che è legato a picchi pressori elevati e spesso viene dato un diuretico per far abbassare direttamente appunto la pressione o si va a agire direttamente su esso. Si è visto che SARS-CoV-2 difatti ha una veramente un'interazione molto molto alta per questo recettore, recettore dell'angiotensinogeno 2, che chiamerò ANG2 per farla breve. ANG2, la cosa bella, dove è espresso ANG2? Proprio nelle cellule della matrice lipidica, ovvero sia nel grasso umano. Quindi il nostro grasso umano presenta questi recettori dell'angiotensinogeno 2, farò questa breve piccola barrierina, questo potrebbe essere visto come se fosse grasso umano. E questo è l'attacco che ha il recettore dell'angiotensinogeno 2. Il recettore dell'angiotensinogeno 2 è riconosciuto paro paro dal SARS-CoV-2. Quindi letteralmente si ha una reciprocità di legame, si parla, e il SARS-CoV-2 si va a legare direttamente a questo recettore. Cosa succede? Capitano molti fattori che in sintesi spiegherò nel breve per essere più semplificativo possibile e capibile da tutti. Quando SARS-CoV-2 si lega a questo recettore dell'angiotensinogeno 2 nella matrice lipidica, parte una cascata di infiammazione. L'infiammazione, dobbiamo pensare, come se fosse una coperta presente su di noi in alcuni stati metabolici, fisiologici alterati. Uno di questi appunto è sovrappeso e obesità. Quando c'è troppo grasso, difatti, è come se noi fossimo letteralmente ricoperti da questa specie di, io la chiamo micella gigante, in realtà tutto il nostro corpo presenta un'infiammazione continua, quindi è come se continuassimo a bruciare. E questa infiammazione continua, data letteralmente dalla presenza appunto di grasso, è dovuta alla produzione di fattori proinfiammatori, le famose citochine proinfiammatorie, IL-6, IL-1 e il TNF-alfa. Il problema,
della SARS-CoV-2 e della patologia Covid-19 essa annessa è proprio questo. Nel senso che il grasso già produce fattori infiammatori, quindi ci ricordiamo IL-6, IL, quelle che sono, e il TNF-alfa. Oltre a questi, poi, il SARS-CoV-2 amplifica ancora di più l'infiammazione, perché anche esso comunque produce proteine infiammatorie che derivano direttamente dalla sua struttura virale e aumenta ancora di più l'infiammazione. E guarda caso questa dove è più presente in individui obesi e sovrappeso. Quindi, per essere ancora più schematici possibili, gli individui super cicciosi, purtroppo obesi e sovrappeso, come si è visto per questa patologia, sono molto più a rischio di sviluppare, di contrarre l'infezione da SARS-CoV-2 perché trovano un recettore molto molto stabile per SARS-CoV-2 che entra dalle vie aeree, causa infiammazione, l'amplifica e porta tutta la patologia concomitante del Covid-19 che noi conosciamo, quindi affezione delle vie respiratorie, problematiche di respiro, depressione comunque di riserve muscolari perché sono presenti anche negli stati febbrili, così come sono. Mi stava cadendo il pennarello, ma questo è il bello del video. Ma anche e soprattutto poi l'infiammazione cronica continua e le difficoltà che l'obesità poi essa porta, ovvero sia, già l'individuo obeso è molto più soggetto comunque a diabete, problematiche correlate all'obesità. Si parla anche, come dicevo in alcuni video, di diabesità, l'obesità legata al diabete, perché il tessuto grasso secerne appunto fattori infiammatori che a loro volta vanno a danneggiare le cellule insuliniche del pancreas e provocano iperglicemia, diabete, che si crea a sua volta un circolo vizioso e quindi l'individuo obeso è più predisposto a sviluppare diabete 2. Pensate già a queste problematiche più l'infezione da SARS-CoV-2. Beh, praticamente un terreno perfetto per aumentare l'infiammazione e trovare terreno fertile per questo. Non solo poi, l'individuo obeso, quindi già il sistema immunitario è più basso per quanto riguarda la risposta, dovuto al fatto, quindi immunitario basso, della presenza di tessuto adiposo in più del necessario. Quindi questo porta a sua volta a infiammazione cronica continua, a un gatto che si morde la coda. E il SARS-CoV-2 fondamentalmente è la miccia che fa scoppiare ancora di più tutto questo e porta a gravi conseguenze. Ecco perché lo stile di vita, in primis, si è visto che in individui che non sono non sovrappeso e non obesi, che è stata anche un tip, è stato anche un argomento della mia tesi, mi sono occupato di telemedicina e Covid-19 a distanza, ha permesso appunto di vedere che individui più magri sono meno soggetti a sviluppare appunto patologia da SARS-CoV-2 e Covid-19 e a essere perennemente infiammati. L'infiammazione sappiamo che al giorno d'oggi difatti dà questa problematica. Però c'è una soluzione, ce ne sono tante di soluzioni. O abbiamo un sistema immunitario fortissimo, quindi l'immunizzazione, come io chiamo con HIM, è altissima e quindi SARS-CoV-2 per noi potrebbe essere banalmente un raffreddorino, come è successo a me. Ho avuto il SARS-CoV-2 Covid-19 prima che scoppiasse tutto il problema zona rossa, lockdown, così, anche perché sono di Codogno, e l'ho fatto semplicemente come raffreddore. Però io sono un individuo che si allena, fa sport, cerca di mangiare bene, ha una giusta integrazione e quindi non sono stato soggetto a questa infiammazione. Quindi persone comunque che sono non proprio fisicamente atletiche, ma che stanno bene, si nutrono bene, fanno la giusta integrazione, possono evitare la patologia da SARS-CoV-2, o meglio ancora la fanno, ma in misura veramente piccola, come se fosse raffreddore e febbre, con sintomi comunque di un'infezione virale che viene tranquillamente combattuta dal sistema immunitario. Altra classe che io cito sempre all'integrazione e che parlerò spesso sono i probiotici. Sappiamo che i probiotici, da studi clinici visti, difatti, permettono un aumento della difesa della barriera intestinale contro SARS-CoV-2, perché di fatti una delle vie d'accesso è proprio anche la barriera intestinale stessa e quindi l'attacco che fa SARS-CoV-2 al microbiota intestinale. L'attacco, che potrebbe essere visto come la maglietta di Dragon Ball tra Vegeta e Goku con il triplo Kaioken, che deve respingere appunto il Garlic Cannon di Vegeta, i bei tempi di Dragon Ball, chi lo sa, cliccherà mi piace al mio video e si iscriverà al mio canale Dr. Besca, fa sì che più probiotici ci sono, come dal nome stesso dice, probios a favore della vita, sono microrganismi vivi e vitali che nell'intestino arrivano intatti, superano la barriera gastrica dell'acidità e qui svolgono la loro funzione, ovvero sia aumentano la popolazione, impediscono l'instaurarsi, l'annidarsi proprio nelle nicchie o cripte intestinali e
E fanno sì perciò di cacciare patogeni come SARS-CoV-2. Chi ha un microbiota intestinale vario, molto attivo e soprattutto una salute bio-intestinale molto molto elevata, non è soggetto a questa infezione. Basterebbe che poi ogni individuo ha un microbiota a sé, una giusta integrazione tra probiotici, che sono i microrganismi che io intendevo come batteri, virus, funghi, e più prebiotici. I prebiotici, sappiamo di fatti che cosa sono: sono nutrimento dei probiotici, banalmente la fibra alimentare, l'inulina, e messi assieme tra loro due sommati danno gli organismi simbiotici, e questi organismi di fatti permettono l'uptake da 110 lode per quanto riguarda l'immunizzazione e il super saiyan intestinale, che non permette l'infezione, sia essa SARS-CoV-2, sia essa qualsiasi altro tipo di patogeno. Perché, come citando moltissimi medici dell'antica Grecia, avanti Cristo, come diceva anche Ippocrate, quanto sia importante la nutrizione e la corretta integrazione. Nutrizione che ancora non si conoscevano probiotici e prebiotici, ma si sapeva che chi mangiava bene, citando questo, dopo i 35 anni non aveva più bisogno di medico o di cure mediche, ma curandosi solo con l'alimentazione e uno stile di vita attivo, letteralmente dalla salute intestinale stava meglio, viveva di più e non era soggetto a infiammazione, non era soggetto a altre infezioni. Quindi la giusta integrazione, la giusta alimentazione, il corretto stile di vita fanno davvero tanto, sia per SARS-CoV-2, dove vi ho citato già un imprinting della sua patologia per quanto riguarda il meccanismo di fisiopatogenesi di aggancio a recettori angiotensinogeno 2, l'infiammazione che sopporta e le problematiche nelle persone obese e sovrappese. La difesa attuata dal nostro organismo, febbre in individuo sano, individuo malato, individuo che comunque ha già anche altre patologie, non solo l'obesità, pensiamo per individui anziani con un sistema immunitario già alterato, un microbiota intestinale non più vario, allora sì che sono soggetti, ma se integralmente trattati, seguiti e con un'alimentazione varia ed equilibrata, spesso, quindi vi parlo sempre, vi citerò sempre di frutta, verdura, fibra, integrazione di buoni probiotici, evitare alimenti trasformati industriali, ma soprattutto evitare di essere sovrappeso o obesi, eliminando il grasso viscerale in eccesso, allora noi saremo in grado di andare a affrontare qualsiasi tipo di microrganismo patogeno, sia esso batteri o virus, e come Goku respingeremo Vegeta. Questa è la spiegazione sintetica di quello che è la patogenesi del SARS-CoV-2, ce ne saranno tante altre sul mio canale. Per quanto riguarda appunto le patologie organiche derivate comunque da una disfunzione metabolica, ma anche da altre patologie che riguardano batteri, virus. Ve ne cito già alcuni: botulino, per esempio, dovuto alle malconserve, la shigella, la salmonella. Questo e altro però solo su Dr. Vesca, e se mi seguite e mettete un bel mi piace anche dalla mia lavagnetta. Quindi cosa dire? Vi ho introdotto altri temi: probiotici, prebiotici, integrazione, l'importanza di quest'ultima. E soprattutto lo stile di vita, non smetterò mai di dirlo come dietista, dietoterapista, nutrizionista, dietologo: l'alimentazione incide del 30%, sì, io penso molto di più, altri fattori stili di vita lo fanno. Continuate a seguirmi perché ne vedrete altre, ne vedrete. Commentate questo video, datemi altri spunti, se avete capito bene, se non avete capito, farò un altro video dove ve lo rispiegherò a nostra volta, perché noi scienziati siamo bravi a implementare, a innovare, a creare, ma spesso manchiamo del dono della sintesi, che è quello che io sto cercando di fare su questo canale. Quindi iscrivetevi, attivate la campanellina per le notifiche, ne vedrete altre. Io vi saluto, vi auguro una buona continuazione, grazie ancora e alla prossima con un altro argomento solo su Dr. Besca. Ciao!